Uno shuiru passi loghi passa pievioritza ci porta oggi in pei groge e ma parla di a scuola che sta la tagui in suo paese uso mantenimento di una sfida importante, una sfida capitale, pa pei groge ma di no pa tutto rudiano, pa parlani e ma scontra a direttrice di a scuola che di no l'adiunta umeri gui in pei groge incaricata di l'affari scolari. Ma non su dandan scola bisogna portare i cittadini in pei groge, di affaccenda i Charles Calendini, che ha visto passare parecchie generazioni di giovani orezzini in uso garo, passando pa' un montiancu, facci ogni mattina lo stesso percorso. Tutte le mani ho aperto da pei groge, con il cuore, buone piazzole, con le belle piazzole piena di dilla, di 4 anni felice. Dopo rivalo e con il rabbaglio a PNR e da rabbaglio più bei croce e metto per portarla a scuola. Eccoci queste tutte le mani e tutte le sere. Ho fatto andare per i paesi a recuperare i ciucci, aiuta a mantenere un poco di vita che ci ferma. Ça va l'X? Oui. Un servizio che è di noi essenziali da tenere una scuola in Orudion. A scuola si sa che è importante per un paese, non può arrivare a viaggiare senza sugare qui chi va via i cittadini. Ah, si viaggiare, si può viaggiare, ma è difficile perché ci sono i parenti che lavorano e poi non hanno mica, sempre la possibilità di collare. È pericoloso, eh? Vabbè, il patrono Giovannoni ci gira sulla linea di Norizza per portare i cittadini in scuola di quasi sociali, non fanno mica assurda con questa linea. Oui, è quasi sociale, sicuro che è quasi sociale, è assurdo una cosa di qualcosa però, ma dico, è più sociale che per vincere tutti. Giunti in pei groge, i cittadini si ritrovano in pa' giornata. Si parla qui di una scuola unica, baladi che i ciucci sono in la stessa sala, qualsiasi usa da. E come spesso passi paesi l'interno, a sfida è davvero ogni anno abbastanza cittadini da tenere una scuola a parte. C'est toujours une question délicate, les effectifs dans le milieu rural, dans ces petites écoles. Donc on maintient des effectifs qui sont quand même réduits. Cette année, on a commencé avec un effectif de 12, là nous sommes à 11. Donc on espère, voilà, on espère se maintenir dans ces effectifs-là. Il y a toujours plus ou moins des variations. Et quand on est à des effectifs aussi petits, effectivement, c'est un souci permanent d'essayer de garder, de maintenir un nombre suffisant d'élèves dans nos classes. L'école de Pays Roger centralise tous les élèves qui viennent de toute la région d'Oritz. On l'a vu ce matin en allant les récupérer en car. C'est vraiment primordial, c'est capital pour un village comme Pays Roger de pouvoir maintenir cette école ouverte. On sait qu'il y a des menaces de fermeture régulière dans le rural. Si nous n'avions plus la possibilité d'accueillir les enfants, malheureusement, ce serait la fin de nos villages parce que les parents ont besoin de savoir qu'ils peuvent scolariser leurs enfants dans une école qui soit proche. Ils n'ont pas envie aujourd'hui, même si effectivement ils font du transport, ils n'ont pas non plus envie qu'ils fassent une heure de transport tous les matins. Et malheureusement, si nous ne pouvions plus assurer ce service, ce serait la fin de nos villages puisque les couples, en tout cas avec des enfants, ne resteraient pas dans les villages et s'installeraient définitivement en plaine pour pouvoir scolariser leurs enfants. Un mantenimento e a scuola in Pegroge participa dunque a resistenza orezzinca di petaus populamento isobaesi. A Meria, Tancu, Ubrudietu costruisce una scuola noa in Lagnavetta.